Come ogni anno, la Polizia di Stato, soprattutto con l'arrivo della stagione estiva, oltre ad incrementare i controlli del territorio e della movida, mette in moto anche una vera e propria campagna informativa, Estate Sicura, sulla gestione delle vacanze ma anche delle abitazioni dei cittadini. Ed è proprio nell'ottica di prevenire reati di natura predatoria che la Polizia, su richiesta del questore di Ragusa, Giusi Agnello, si rivolge a tanti cittadini che in questo periodo sono pronti per lasciare le proprie case per dirigersi verso le case di villeggiatura, mete turistiche e quindi in vacanza. Si tratta in pratica di alcuni semplici accorgimenti utili a prevenire intrusioni. La polizia consiglia infatti di assicurarsi, prima di lasciare l'abitazione, che tutti gli infissi siano chiusi bene e che la porta d'ingresso sia stata chiusa con tutte le mandate. Evitare è importante anche evitare di far sapere che si sta partendo e quindi di pubblicare sui social network foto, storie, commenti o addirittura programmi di viaggio con mete e date di rientro. Insomma, qualsiasi notizia che possa fornire ad eventuali malintenzionati elementi utili per individuare il momento opportuno per introdursi in casa. Può anche essere utile inoltre per le forze dell'ordine avvisare della partenza ai vicini di casa affinché facciano attenzione a rumori sospetti o eventuali persone sconosciute che si aggirino nella zona. A volte inoltre piccoli oggetti possono essere lasciati sulla porta d'ingresso e controllati nei giorni successivi, così da essere sicuri che nessuno li abbia spostati o rimossi. Utile anche chiedere ad un vicino di prelevare con una certa frequenza la propria corrispondenza dalla cassetta, al fine di evitare l'accumularsi di posta che possa essere segnale di casa disabitata. Altro suggerimento della polizia, poi, quello di evitare di lasciare all'interno grosse somme di denaro, gioielli e quindi oggetti di valore. Ad ogni modo, si consiglia di fotografare qualsiasi oggetto di furto in modo da poter consegnare al momento di un'eventuale denuncia l'immagine dei beni rubati, da inserire poi in una bacheca online creata appositamente per rendere più agevole ai proprietari la ricerca dei beni eventualmente sequestrati a seguito di indagini ed ottenere così la riconsegna. L'ultima accortezza è poi quella di considerare l'installazione di porte blindate, sistemi di videosorveglianza o antifurto. Infine, la polizia raccomanda ai cittadini che rientrino dalle vacanze di non entrare eventualmente in casa direttamente, ma di chiamare il numero 112 nel caso in cui si dovesse trovare la porta aperta, socchiusa o chiusa dall'interno, perché l'ingresso istintivo nell'abitazione potrebbe causare una reazione violenta del ladro nel caso in cui questo si trovasse ancora all'interno.